Ok. Se no al massimo tenimi in orizzontale. Forse meglio. Ok, inizia ad arrivare un po' di gente. Ciao ragazzi, sentiamo che si colleghino un po' di persone. Oggi live totalmente per quanto riguarda più che altro domande per tutti quelli che sono i clienti di Relive Studio. Quindi in realtà sarà una diretta dove praticamente non partiamo noi con un argomento specifico. Ciao Adriano, benvenuto alla diretta. Ciao Adriano. Non partiamo noi con un argomento specifico. Ditemi tra l'altro se col cellulare in orizzontale va bene uguale, ok? Ci vedete comunque bene, almeno ci vedete un po' meglio orizzontalmente che dritti. Comunque oggi live non con un argomento specifico, ma più che altro domande per tutti quelli che sono i clienti di Relive Studio. Quindi no, così però leggiamo le domande storte, quindi direi, scusate, rigiriamo in due, cerchiamo di organizzarci così. Ok, quindi partite pure voi se avete delle domande ovviamente relative a quelli che sono i vostri programmi, se avete delle curiosità particolari, siccome comunque sia me che Andrea giornalmente avete giustamente dubbi su quelli che sono i programmi a livello di allenamento. C'è Andrea, c'è Enrico. Quindi come stiamo dicendo, oggi live esclusivamente, ciao Giancarlo, oggi live per i nostri clienti, di conseguenza se avete domande, ok, per quanto riguarda i vostri programmi, sfruttate questa live per porre sia voi domande, sia per fare in modo che magari la domanda che vi interessa direttamente possa essere utile anche ad altri clienti. Quindi innanzitutto vediamo se c'è qualche domanda che può essere... Ciao Enrico. Utile. Ciao Domenico. Ciao Domenico. Quindi... iniziate pure voi se avete domande su alimentazione, allenamento, strategie, sensazioni positive, negative, sia su quello che state facendo del programma, dubbi su come raggiungere magari quelli che sono i vostri obiettivi in primis. Quindi partite un po' voi, se no poi iniziamo noi con quella che è l'introduzione appunto di quella che è un protocollo alimentare che inseriremo in realtà dal prossimo rinnovo di tutti quelli che sono i nostri clienti, dove veramente abbiamo studiato quella che è una strategia che vi permetterà di, dal punto di vista alimentare, essere effettivamente ancora più flessibili dal punto di vista appunto della nutrizione. Quindi fare in modo veramente non solo di consegnare un piano alimentare che abbia delle varianti, ok? Ma fare in modo veramente di potervi consegnare solo e esclusivamente quelle che sono le calorie e i macronutrienti. Quindi per macronutrienti cosa si intende? Carboidrati, proteine, grassi, ok? Che vi verranno affidati nel vostro piano nutrizionale. E voi, ciao Tiziano, mi raccomando ragazzi, per quelli che arrivano, per tutte le persone che si stanno connettendo adesso, fate domande relative ai vostri programmi perché sfruttiamo questa diretta apposta. Quindi so che ci sono molte persone che quotidianamente pongono domande sia a me che a Andrea, quindi sfruttate questa diretta appositamente per poterne parlare in live. Quindi vi stavo dicendo, stiamo strutturando un piano alimentare che in realtà è già partito con molti dei nostri clienti, che sta riscontrando un grandissimo successo a livello più che altro di sostenibilità. Ne ho parlato anche nella mia ultima lezione gratuita, personalmente è qualcosa che io faccio da in realtà anni, ok? L'unica cosa, dovevo trovare il modo, adesso poi vi spiego di cosa parlo, dovevo trovare il modo, diciamo, di fare in modo che anche chi non fa questo lavoro potesse effettivamente autogestirsi in maniera così tanto semplice. Ovvero, qual è la differenza che vedrete nei prossimi piani nutrizionali? Non vi verrà semplicemente consegnato quello che è un piano nutrizionale con alcune variazioni, ok? Quindi vi faccio un esempio banale. Colazione, magari le classiche due alternative, tre alternative che alcune persone possono avere per chi ha la colazione non far digiuno intermittente o per quanto riguarda gli altri pasti. Ma cosa avrete effettivamente? Avrete effettivamente la possibilità di variare con moltissimi più cibi quotidianamente e, cosa più importante ancora, far rientrare quelli che sono i vostri sgarri, far rientrare quotidianamente i vostri cibi preferiti all'interno dell'alimentazione. Se questa cosa vi sembra un po' strana e normale, per questo vi ho detto che, nel senso, ho impiegato un po' di tempo prima di fare in modo di avviare questo servizio, questo protocollo nutrizionale, perché ovviamente ho dovuto preparare dei video, ok, in realtà ci sarà esclusivamente, riceverete un video che vi verrà consegnato in chat, dove vi verrà spiegato in maniera molto semplice
come andare, ok, a eseguire questo protocollo nutrizionale. Lo vedete una volta, poi è veramente molto chiaro, e poi come supporto potete utilizzare o me o Andrea, a differenza per chi appunto come coach di riferimento Andrea o per chi a me. Cosa vuol dire con questo? Si parla di alimentazione flessibile, ok? Quindi tu hai MyFitnessPal sul cellulare? Cellulare no, però comunque sul telefono si Ok, può si parla scaricare. di alimentazione flessibile. Cosa vuol dire alimentazione flessibile? Si intende un tipo di alimentazione che va a comprendere, possiamo dire in maniera molto semplice, quella che è una regola molto semplice dell'80%-20%, ovvero un 80% di alimenti sani, dove avrete un PDF con decine, 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 decine di fonti di carboidrati a lento, rapido assorbimento, fonti proteiche di vario tipo, fonti di grassi di vario tipo, vi verrà indicato il miglior timing dei nutrienti, tutta una serie di cose, ok? Dove voi potrete scegliere tutti quelli che sono gli alimenti che voi preferite, ok? E scegliere semplicemente cosa mangiare quotidianamente. Ora poi di questi alimenti devono comporre l'80% dell'alimentazione. Il restante 20% quotidiano può essere tranquillamente a vostro piacere, a patto che rientri in questi macronutrienti che vi sono stati assegnati. Prendiamo, guardate, un esempio veramente banale, ok? Prendiamo un esempio così per capirci. Immagina che tu hai ricevuto il tuo piano nutrizionale con 2500 calorie al giorno, hai 180 grammi di proteine, 250 grammi di carboidrati e 63 grammi di grassi, ok? Ora, il tuo unico obiettivo quale deve essere? Quello di arrivare a fine giornata e aver raggiunto queste calorie e questi macronutrienti. Punto. Con quali cibi? A tuo piacimento, ok? Quindi questa cosa qua cosa vi permetterà di fare? Credo che sia il sistema, non è per dire, per esagerare, ma mondialmente il più flessibile, non peraltro, infatti si chiama alimentazione flessibile. Ovviamente questa alimentazione flessibile la potrete utilizzare sia se vi verrà consegnato un protocollo di digiuno intermittente, sia senza digiuno intermittente e così via. Ma la cosa che mi ha portato anche a farlo fare, oltre che su di me in primis, ma anche su quelli che sono i clienti, è che effettivamente moltissime persone ci siamo resi conto, io e Andrea, che lamentano questo senso di voler variare ancora di più, questo senso di dire a volte cavolo sono a lavoro, cavolo mi sono dimenticato lo spuntino, non ho le mandorle o le noci, come posso fare? Effettivamente cambia se una persona mangia le noci, mangia le mandorle, mangia l'avocado come fonte di grassi. Questo tipo di alimentazione cosa vi permette di fare? Di avere una variazione immensa a livello di cibi, perché li puoi scegliere tu. L'unica cosa semplicemente che tu devi andare a fare è con una semplice applicazione, ci metti un secondo, ok? Inserisci quello che tu stai mangiando, è un'applicazione, se vuoi scaricarla così la facciamo Sì. vedere. È un'applicazione totalmente gratuita, si chiama MyFitnessPal, e l'obiettivo di questa app è semplicemente quello di aiutarti nel tracciamento della tua alimentazione. Questo cosa ti permette di fare? Ti permette di dire, ok, ho 2500 calorie al giorno, X grammi di proteine, carboidrati e grassi. Perfetto, ok? Quello che devo fare è Questa semplicemente. ragazzi è l'app per chi la volesse Esatto. comunque installare, cioè sia comunque su Android che su Apple. E quindi quello che vi permette di fare a questa strategia di alimentazione è semplicemente quello di andare a avere una variazione in mano a livello di cibi. Vi parlo esempio di quello che è successo, no, che è successo, che ho fatto io in primis oggi, che io faccio quotidianamente per fare cosa? Per far combaciare vita personale, impegni lavorativi e obiettivi fisici. Oggi sono andato con la mia ragazza in giro a Torino, ok? Abbiamo fatto un giro a Torino perché lei non è di qua, gli ho fatto vedere un po' Torino e abbiamo mangiato fuori, ok? Ora, io semplicemente cosa ho fatto? Ho mangiato fuori, quindi non ho detto, non sono entrato in quel loop mentale che molte persone entrano, quindi dire: cavolo, oggi ho mangiato fuori, anche se ho mangiato bene, comunque per oggi l'alimentazione non l'ho seguita perfettamente perché le quantità comunque sono diverse, ok? Quindi molte persone provano a dire, e vabbè, ormai oggi ho mangiato fuori, le quantità non sono le stesse, quindi vabbè, sti cavoli, per oggi è andata un po' così. Assolutamente no, tu puoi mangiare fuori e comprendere come far rientrare questo fuori nelle tue calorie e nei tuoi macronutrienti. Come? Io semplicemente cosa ho fatto? Erano, immagina, ho chiesto al cameriere quant'erano di grammi
gli ho preso gli spaghetti col pomodoro, eravamo da Italy, della carne, e cosa ho fatto semplicemente? C'era scritto, indicato sul menù, 180 grammi di carne rossa, gli spaghetti col pomodoro di Italy, e poi ho inserito quello che questi due alimenti nel pranzo di MyFitnessPal. Li ho inseriti, ok, e cosa ho visto? Ho visto semplicemente che ho mangiato più carboidrati e leggermente meno proteine rispetto a quelle che dovevo mangiare a casa, perché avrei dovuto mangiare 100 grammi di carboidrati a casa, lì erano un po' di più, contando anche il sugo del pomodoro, il pomodoro e così via, e ho mangiato però leggermente meno grammi di carne, perché erano 180 invece dei miei 250 a pranzo. Cosa ho fatto quindi? Li ho inseriti, la mia applicazione mi ha dato i risultati e ho detto, cavolo, stasera dovrei semplicemente aumentare la fonte di carboidrati a cena e diminuire la fonte di carboidrati a cena e aumentare quella di carne. Perché semplicemente? Perché oggi a pranzo ho fatto questo aggiustamento. Cosa vuol dire questo? Che io arrivo a mezzanotte che vado a dormire e ho comunque raggiunto appieno i miei macronutrienti, quindi proteine, grassi e carboidrati, e le mie calorie. Perché questo è importantissimo e perché questo vi permette di essere flessibili? E tra l'altro quello che dico a chi magari mi dice però devo mettere questi alimenti sull'applicazione. Sì, ma ragazzi, da qualche parte la disciplina uno deve metterla, quindi nel senso, se uno da un lato non vuole mangiare riso, pollo e broccoli tutti i giorni, non vuole mettere la disciplina lì e vuole avere uno stile di vita, far combaciare questo stile di vita con la propria alimentazione, i propri obiettivi fisici, credo che 30 secondi a pasto, che quello poi è il tempo che uno ci mette a inserire un alimento, sia un compromesso ideale per permetterti di far combaciare il tuo stile di vita con quelli che sono i tuoi obiettivi fisici. Quindi credo che sia veramente, ci ho messo 3 secondi, ero lì a pranzo, ho inserito, ho fatto invia e finito, ho posato il cellulare. E quindi questa cosa qua ti permette di fare, di avere sicuramente una tranquillità e una consapevolezza maggiore rispetto... Ciao Sergio, bella storia. Ciao Sergio. Tra l'altro, esatto, Sergio, se hai domande anche te, come stavamo dicendo prima, falle tranquillamente. Per quanto riguarda quindi questo stile alimentare, sicuramente lo introdurremo da quello che è il prossimo mese. Non l'abbiamo introdotto da prima perché ovviamente ci va una preparazione per insegnare alla persona come fare, quindi abbiamo dovuto preparare dei PDF, dei contenuti video che vi verranno mandati, veramente molto semplice, in abbinato all'alimentazione, perché voi possiate comprendere solo come raggiungere quotidianamente quella che è questa quota di carboidrati, proteine, grassi e calorie. Perché questa cosa qua permette di raggiungere veramente i vostri obiettivi? Perché se noi andiamo ad analizzare quella che può essere una piramide dei tuoi, che va a effettivamente a, diciamo, a portarti i risultati, ok? In primis cosa c'è? Le calorie che tu introduci. In secondo luogo ci sono i macronutrienti, quindi proteine, carboidrati e grassi. In terzo luogo c'è magari il timing dei nutrienti, quindi quando durante la giornata distribuisco carboidrati, quando è meglio mangiare i grassi, quando è meglio mangiare le proteine, ogni quanto, ok? Poi, in ultima fase, tra virgolette, ci sono tutti quelli che sono, ovviamente nel mezzo ci sono i micronutrienti, e poi in ultima fase ovviamente ci sono l'integrazione e quello che può essere appunto le tue preferenze, ok? Ma la base per portare risultati è che tu assuma la quantità di calorie e i macronutrienti corretti. Ma di base non c'è un cibo che ti fa ingrassare, come già dicevo in una scorsa diretta, perché voi potrete anche mangiare magari tutti i giorni pollo, broccoli, mandorle, olio e riso, e gallette di riso. Ma se tu consumi meno calorie di quelle che introduci con questi alimenti, non bruci grasso. Allo stesso tempo, se tu bruci 2000 calorie al giorno e ne consumi 2005, ma di queste 2000 calorie tu magari mangi poche proteine, i grassi sono troppo alti, i carboidrati sono troppo bassi magari, perdi peso, perdi muscolo anche. Quindi le calorie sono fondamentali. Infatti tra l'altro c'era uno studio che faceva vedere a parità di calorie, ok? Per esempio uno studio faceva vedere che una persona aveva perso peso mangiando tutti i giorni McDonald's, ok? Ora, ha perso peso, quindi questo cosa voleva dimostrare? Non che dovete mangiare tutti i giorni McDonald's, ovviamente, ma che la cosa più importante sono le calorie. Se uno perde questo conteggio calorico, ok, e se uno tutti i giorni dovrebbe assumere 2300 calorie e ne assume 2005, settimanalmente 200, 200, 200, tu non perdi mai peso. Allora, dall'altro lato, queste calorie non possono derivare 2500 calorie di Nutella, ok? Perché? Perché semplicemente devono essere suddivise correttamente. Per questo la base della piramide sono le calorie e in secondo luogo ci sono i macronutrienti, ok? Quindi proteine, carboidrati e grassi.
Quindi il tuo unico obiettivo in realtà, come in qualità di cliente, sarà semplicemente quello di fare cosa? Quello di mantenere un tracciamento quello di mantenere un tracciamento di quelli che sono i tuoi alimenti. Ok, ciao Fabrizio. Allora, leggiamo la domanda di Fabrizio. Buonasera, mi sono iscritto solo ieri su Summer Body. Ho intenzione di allenarmi a corpo libero con l'aggiunta di. Ah, ok, mi ha detto Thomas, me ne ha parlato, certo. Con l'aggiunta di Lessi Manubri, quale programma devo seguire? Sicuramente Fabrizio, il Bodyweight Program. Questo semplicemente perché, ovviamente, con le palestre chiuse, usare l'altro sarebbe complicato, a meno che tu non possa avere accesso magari a una palestra. Quindi, se hai accesso a una palestra, assolutamente sì, usa l'altro. Se no, quello che ti consiglio in realtà anche di andare ad acquistare è una semplicissima barra per le trazioni di Amazon per andare a integrare l'allenamento. Quello sì, Manubri. È praticamente impossibile trovarli, sarebbe fantastico, Sì. ma forse su Amazon c'è qualcosa. Comunque sicuramente il Bodyweight Program. Decathlon, Decathlon lasciatelo proprio perdere, quindi. no. Su Amazon qualcosina, però nel senso se vuoi spendere di più, nel senso che avevo visto ieri i prezzi per un cliente, sono tipo 90 euro e Manubri 20 kg, cosa che di base costavano 45, quindi tipo il doppio. Comunque sicuramente il Bodyweight Program. Per l'alimentazione ho giusto un po' di ciccia sui fianchi e in pancia. Come devo iniziare la dieta? Ho visto i video, grazie, mi servirebbe capire meglio. Allora, sicuramente puoi ritrovarti in due condizioni, nel senso, se tu hai una condizione dove devi fare una reverse diet, perché magari tu esempio ad oggi hai due possibilità in questo caso, come spiego nei video, quindi o la possibilità che tu sia da troppo tempo troppo basso con le calorie, esempio sei a 1500 calorie al giorno, non perdi peso, e allora non ha senso iniziare una fase di deficit calorico perché sei già troppo basso con le calorie, ok? Che possono essere 1500, possono essere 1900 bassissime per altri, perché tu sei, esempio, cioè per me, esempio, 1,87, 91 kg, mi alleno quelle 4 volte a settimana, 5 volte a settimana, ok? Se io fossi a 1900 già per me sarebbe bassissimo, ok? Quindi ovviamente il basso è relativo, però possiamo andare a stimare un basso generale sotto quelle 1800-1900 calorie. Per un uomo sicuramente sono comunque calorie basse, se sei sotto questo range da tanto tempo e non perdi peso, sicuramente quello che devi fare è una risalita calorica. Se invece non sei in questa condizione qua e semplicemente magari mangi di più di quello che dovresti iniziare a mangiare, o semplicemente ti rendi conto che mangi tanto, ok? E quindi dovresti andare a impostare la tua alimentazione, parti serenamente, come ti faccio vedere nei video, con un cut moderato, andando a selezionare quelli che sono i macronutrienti, come ti spiego nei video, quindi ti spiego esattamente giusta quantità di proteine, carboidrati e grassi. Qualche, diciamo, consiglio per una persona che vuole iniziare un cut moderato, una fase di cut, su qualcosa che ti senti di dargli, o magari una persona, più che il cut moderato, che trova meno dubbi, più che altro sulle persone che vogliono fare la fase di risalita, cioè che devono fare la fase di risalita calorica, nel senso, non senti spesso anche te, nel senso, ovviamente ci confrontiamo tutti i giorni, però è una cosa un po' comune che molte persone dicono: cavolo, non perdo peso, mangio poco, quindi dovrei fare una fase di risalita calorica, ma si spaventano perché mangiano di più. Effettivamente. Semplicemente comunque di prendere con serenità il tutto, cioè mi allaccio anche prima al discorso della dieta flessibile. Secondo me è una cosa che andrà in porto e porterà risultati per il semplice fatto che la gente prenderà la dieta con serenità. La dieta non è mai stata una cosa che la gente ha detto: oh, che bello, sono a dieta. Quindi prendere semplicemente il tutto con serenità, seguire quello che è il programma, perché ogni programma è strutturato su ogni soggetto, per quel soggetto. E comunque vedere che col tempo i risultati arriveranno sicuro, sia che sei in deficit o che sei in risalita, comunque i risultati arrivano. Esatto, perché in realtà una delle. Cioè, nel senso che il discorso. Ciao Andre, come stai? Tu, se stiamo indietro, forse ci riusciamo a vedere entrambi. Adesso leggiamo anche la tua domanda, per il digiuno intermittente. Per quanto riguarda il discorso solo della risalita calorica, ci tengo a fare un appunto, nel senso che la fase di risalita calorica, molte persone, ok, è una cosa comune ed è normale. Cosa vuol dire? Consumi 1500 calorie al giorno, mangi pochissimo, non perdi peso. Ti viene assegnato un piano che magari devi fare una risalita calorica da 1500 a esempio, o magari mediamente 1500 è veramente molto basso, il caso medio magari è la persona che sta sulle 1800, ok? Quindi esempio, se hai 1800 dovresti andare su una normocalorica a 2600 calorie in magari 7-8 settimane di risalita, dove ogni settimana si vanno a aumentare
quelli che sono prettamente, si fa una risalita calorica prettamente sui carboidrati, ok? Ora, la preoccupazione di molte persone qual è? Cavolo, mi sento più pieno, come un nostro cliente, ok? Che sappiamo, ma sono sensazioni normalissime. Cavolo, mi sento più pieno, è una cosa comune, ok? Oppure, cavolo, ho paura di ingrassare perché sto mangiando troppo. Cavolo, il peso sulla bilancia è salito. La fase di risalita calorica, c'è un motivo per il quale si fa. Perché tu semplicemente il tuo corpo va in protezione quando mangi troppo poco, ok? Molto semplice. Se il tuo corpo va in protezione quando mangi troppo poco, mangiare di meno non avrebbe senso, perché non usciresti da questa fase. L'unico modo che devi fare per, in maniera gergale, riattivare il tuo metabolismo è mangiare di più, gradualmente, ok? E abituare il tuo corpo a mangiare di più, ok? Se tu non sei disposto, è molto semplice, tu non sei disposto a dire per un mese e mezzo, due mesi, ok, questo mese e mezzo, due mesi devo impegnarli a fare cosa? A comprendere che per perdere massa grassa prima devo risalire con le calorie, in questo mese e mezzo, due mesi, il mio obiettivo principale non sarà quello di perdere peso, è un obiettivo prettamente nutrizionale per uscire da questo stallo. Se prenderò un chilo, sti cazzi, perché se uno prende un chilo può essere un chilo di acqua, una maggiore ritenzione idrica data da più carboidrati, la ritenzione idrica non è negativa se è intramuscolare, può essere un aumento di massa magra, quel chilo, non c'è nessun tipo di problema. Se non stai perdendo massa grassa in una fase di risalita calorica, può essere normale perché stai proprio risalendo con le calorie. Ma è fondamentale approcciare questa fase perché? Perché se non esci da questa fase di stallo col tuo corpo, tu non potrai perdere peso a 2300 calorie, perché non sei mai salito a 2,6, ok? Se tu non arrivi mai manco alla tua norma calorica, consumare per un uomo 2600 calorie dovrebbe essere la norma, e ne continui a consumare 1800, 1900 e hai paura di andare a quelle 2400, 2600 calorie, non potrai mai uscire da questa fase di stallo. Cioè è un qualcosa di fondamentale. Ho visto il check con un altro mio cliente di oggi, che poi tanto dopo ti faccio vedere, Simone, se non so adesso sei qua in live con noi, complimenti. Perché? Perché siamo arrivati adesso, dobbiamo riapprocciare di nuovo una fase di deficit calorico, ad oggi ha preso, dopo vari mesi di lavoro, non è una roba immediata, ma ad oggi ha preso mezzo chilo, ok, in 5 settimane, dove le calorie erano a 3000. Per molti uomini sembra un sogno 3000 calorie, io ad oggi sono in definizione, in cut a 3000 calorie moderato, però non si può arrivare in cut a 3000 calorie se non arrivi a 4000, come non puoi andare in cut a 2003 se non arrivi prima a 2006, perché il tuo corpo non è abituato a togliere più macronutrienti. Quindi la fase di risalita calorica è fondamentale, perché se no non può esserci una discesa, ok? Se tu stai sempre qua e non perdi peso, è inutile voler andare più sotto, non succederà nulla, ok? Quindi se ti senti più pieno, non guardare la bilancia, non focalizzarti sulla bilancia semplicemente. E altra cosa, la bilancia quanto può essere un parametro fondamentale, l'unico? No, non può essere l'unico parametro di andare a guardare la bilancia. Purtroppo in fase di risalita calorica, anche se non ci si piace, bisogna farsi meno paranoie e seguire quello che è il programma. Roberto, ora leggo la tua domanda. Allora, con il digiuno intermittente, due passi, due spuntini in 8 ore mi sono scomodi. Posso fare un solo spuntino tra pranzo e cena se mantengo il totale delle calorie barra nutrienti indicati per la giornata? Certo, se ti è scomodo per un problema di orario, comunque sì. Perché preferisci fare tutto in un pasto unico, non ci sono problemi, mantieni tre pasti, quindi pranzo, spuntino e cena. Esatto. L'importante è che, come hai detto tu, in quello spuntino mangi tutto, quindi mantieni il totale delle calorie che hai nel programma. Esatto. Non ci sono problemi. L'importante alla fine della giornata, che te lo vuoi dividere in 8 pasti, in 7, in 6, in 5, in 4, l'importante è che voi andate a ricoprire le calorie che avete. Esatto. Per questo comunque si chiama anche dieta flessibile, anche perché non solo per gli alimenti, ma anche per il numero di pasti. Potete giostrarvela voi proprio tutta la situazione. Esatto. Nel senso, l'unica cosa è importante solo che mantieni sempre quelle 16 ore di digiuno, 8 ore di alimentazione. Quella è solo l'unicissima cosa in realtà importante. E altra cosa per quanto riguarda, per esempio, la suddivisione dei macronutrienti, unico appunto che ti faccio, se fai uno spuntino unico, magari cerca di non mangiare troppi carboidrati e grassi assieme, nel senso che è molto meglio mangiare una fonte di carboidrati, cioè in un pasto, immagina, pasto composto da proteine, carboidrati e grassi. Se già mangi una buona porzione di carboidrati, mi pare di mangiare troppo, mi avete già risposto,
Esatto, magari adesso se tu andrai a guardare a quante calorie sei in maniera precisa, ti renderai conto sicuramente che non hai delle calorie così alte. Purtroppo però, esempio, se una persona media e ha, immagino, 2200 calorie e prende peso, comunque fa un lavoro in piedi tutto il giorno, esempio, ok? O magari semplicemente fa un lavoro sedentario, ma si allena quelle 4 volte a settimana e a 2200 calorie non perde peso, nel senso, si è già a un setup calorico molto basso, vuol dire semplicemente che il tuo corpo non è abituato a gestire manco quel poco di calorie, ok? Ma perché? Perché semplicemente in Italia ad oggi c'è questa alimentazione mediterranea finta che è diventata un'alimentazione in realtà sregolata con pochissime calorie e tantissime mancanze. Esempio, colazione, cappuccino e brioche, pranzo e carboidrati e la cena con la carne. Quella è diventata dieta mediterranea, che non era questa dieta mediterranea. Ma se uno va a guardare in questa alimentazione classica che capita su 8 clienti, su 10, avete chiesto di... Ah no, ho sbagliato, ok. Allora chiedere qualcosa. Aggiunta in corso, ok. No, ragazzi, non si può entrare in diretta a parlare. Fate le domande qua sotto. Quindi quello che stavo dicendo è che è diventata un'alimentazione molto sregolata, di conseguenza se uno va a guardare magari giornalmente, tolto quello che molte persone spiluccano durante la giornata, che ha tante calorie in realtà, però è un'alimentazione che ha tanta carenza a livello proteico, tanta carenza a livello di calorie generali, quindi magari al giorno uno consuma 1600 calorie, è ovvio che a 2300 prendi peso, ma non dovresti fare una risalita, cioè nel senso quello è l'obiettivo, ok? O perlomeno stabilizzare il tuo corpo a quelle 2300 calorie e imparare a gestirli meglio. Quindi... per questa cosa qua sì, ti stavo dicendo, per quanto riguarda carboidrati e proteine, cercate di non mangiare troppi carboidrati e carboidrati grassi in un unico pasto, perché semplicemente lì si rischia, ok, un'assimilazione negativa e c'è molta più probabilità di andare a accumulare massa grassa, perché a livello cellulare c'è un intaccamento che in maniera semplice tra troppi carboidrati. Si sentiva meglio prima? Forse ho toccato qualcosa col microfono. Ma in realtà no, in realtà è esattamente uguale. Quindi no, si sente, in realtà non abbiamo toccato niente, quindi comunque si va semplicemente a intaccare a livello cellulare quella che è l'assimilazione dei macronutrienti, nel senso che se esempio uno deve andare a fare un pasto che sia con la fonte proteica, ok, questo sempre va bene, ma carboidrati e proteine non troppi assieme, questo perché semplicemente a livello cellulare c'è una cattiva assimilazione di questi macronutrienti, ok? Di conseguenza, pasto ideale e pasto non ideale, vi faccio un esempio, immagina, post allenamento, 100 grammi di carboidrati, proteine in polvere, ok? E 40 grammi di frutta secca, pasto non ideale. Post allenamento, 10 grammi di frutta secca, 100 grammi di carboidrati, 30 grammi di proteine. Pasto ideale, piccola fonte di grassi, ok? O nulla, però piccola fonte di grassi, fonte di carboidrati, fonte proteica. Questo sì, ok? Soprattutto per quanto riguarda in realtà fase pre-allenamento e fase post-allenamento. Questo è ideale. Sergio si sentiva meglio prima, in realtà non abbiamo toccato nulla, quindi su quello... Riguardo questa cosa dei grassi, parlo ovviamente con i clienti. Se ci fate caso, nell'alimentazione Gabriele, quando mette la frutta secca, quindi la fonte di grassi, non la mette mai insieme nello spuntino, ma lui semplicemente distribuire a piacere durante la giornata. Quindi questo è un motivo per il quale, come ha detto lui, è meglio non mangiarla tutta insieme, magari ad altre fonti di carboidrati e proteine, ma è meglio suddividersela durante la giornata, rispettando sempre quella che è la grammatura. Esatto, anche perché nel senso sarebbe sciocco dire mangiare a metà mattinata 40 grammi di frutta secca. Perché? Perché magari, esempio, riguardo anche il mio caso specifico, io oggi non mi sono allenato, però esempio, ieri mi sono allenato, esempio, dopo pranzo, ok? Poi capita tipo domani che mi allenerò invece mattinata. Di conseguenza la persona anche magari media, chi ha degli orari più fissi, ok, può essere leggermente più regolare su alcuni lati, ma persone che non hanno magari orari molto fissi, semplicemente quello che accade è che se io mettessi come spuntino 40 grammi di frutta secca, magari quello spuntino è un tuo pre e un tuo post allenamento, cioè sarebbe sciocco. Molto meglio invece andare a distribuirlo durante la giornata. Tutte queste cose qua, ok, vi verranno spiegate, cioè quello che riceverete successivamente per chi deve fare il nuovo programma, ok? Adesso ovviamente fino a quando non passano le 4 settimane o le prossime
6 settimane, alcune persone hanno 6 settimane di programma, altre hanno 4, c'è chi ne ha 5, c'è chi ne ha 3, quindi comunque quando dovete poi fare il prossimo check, cambio programma, semplicemente quello che dovrete guardare a livello alimentare è un semplice video di 33-35 minuti, dove l'ho fatto io, spiegato in maniera, credo, veramente molto semplice e banale, su come andare a utilizzare quelli che saranno i macronutrienti e le calorie che vi vengono date per mangiare 80% cibo sano, calorie, cioè cibo sano e però ovviamente proveniente da fonti che vi sono state consigliate, quindi come vi ho detto prima avrete una lista di fonti di carboidrati a lento assorbimento, a rapido assorbimento, tante fonti di grassi, tante fonti proteiche, frutta a basso, medio e alto contenuto di zuccheri, quindi avete un'alimentazione che già adesso per nessuno è monotona, per nessuno, cioè io non posso sentire che alcune alimentazioni siano monotone perché ragazzi, alimentazioni monotone sono alimentazioni dove voi come fonti di carboidrati avete il riso Riso e e poco, pollo, ecco, quello è monotono. Se voi avete in un'alimentazione tipo 15-20 fonti di carboidrati, l'alimentazione non può essere monotona. Poi se di fonti proteiche saranno non più di una decina, però già lì ci sono migliaia di tipi di carne, decine e decine di tipi di pesce, quindi già semplicemente lì si può variare. Poi ci sono ovviamente più fonti di carboidrati che meno fonti proteiche, ma quello è madre natura, non ci possiamo fare niente. Però sicuramente giornalmente potrete fare cosa? Potrete dedicare un 80% della vostra alimentazione al cibo sano, un 20% al cibo che preferite. Questa cosa qua cosa vi permetterà di fare ogni giorno di... È come se fosse un piccolo contentino che può essere giornalmente o settimanalmente. Cioè voi potete anche tutti i giorni. C'è cioè un'interpretazione negativa della dieta flessibile. Mangio merda, basta che rientri nei macronutrienti. No, quella non è una dieta flessibile, quella è una dieta flessibile interpretata male. Dieta flessibile è mangio sano un 80%, un 20% o meno se voglio, posso dedicarlo a alimenti leggermente meno sani, basta che rientrino nei macronutrienti. Quello che vi consiglio ancora di più sarà ovviamente un 80% o più prelevante dal cibo sano, che sarà appunto la guida alimentare che riceverete, dove potete scegliere gli alimenti. Questo perché semplicemente in realtà un'alimentazione sana è semplicemente un'alimentazione che può anche essere variegata, cioè io non è che per forza ogni giorno introduco quel 10-20%, un cibo sano può essere tranquillamente un cioccolato fondente al 90%, per molti inteso come oh mio Dio no, perché se non è riso, pollo, gallette, olio, frutta secca, sei fuori. In realtà ci sono molti alimenti che sono sani, ma sono visti come quel 20% da non mangiare per non è nelle classiche routine da bodybuilder. Quindi puoi ritagliarti quel 20%, basta che rientri nei macronutrienti. Quindi è la cosa più fondamentale, che tu vada a dormire la sera, che se hai 1500 calorie, 300 grammi di carboidrati, 47 grammi di grassi e X grammi di proteine, tu li raggiunga. C'è un Ragazzi, veicolo per ma il farlo, latte diciamo. parzialmente screnato può andare, prima di andare a letto può andare. E da questa domanda qua, Enrico, ti rispondo. Perché? Non è, cioè non c'è una cosa che può andare, una cosa che non può andare, ok? La cosa è, sicuramente i latticini, avete scremato, ok? Sicuramente però i latticini in generale, facendo un appunto, non sono un alimento ideale. I latticini in generale, È cioè abbastanza inutile come alimento, secondo me, il latte in sé. nel senso che siamo anche gli unici mammiferi che continuano a bere il latte dopo, ok? Cioè nel senso, cioè ci sono dei motivi. Il latte in linea di base molte persone non lo tollerano benissimo, non è un alimento fantastico, ok? Altra cosa è, non è che può andare bene o non può andare bene, dipende, nel senso che è come dire, può andare bene le fette biscottate al posto della farina d'avena. Sì, ma dipende, nel senso, se tu lo aggiungi come calorie e quindi al giorno dovresti mangiare 2500 calorie e aggiungi delle cose, ne consumi al giorno 2700 e non va bene. Se invece fai una sostituzione in termini alimentari e sostituisci quelle calorie con quegli ml di latte che avranno una determinata fonte di carboidrati, proteine e grassi con un altro alimento, assolutamente sì. Quindi, nel senso, può andare bene, ma va contestualizzato e basta che rientri in quelle calorie, carboidrati e grassi. Cioè, può andare bene il cioccolato fondente al 90%? Sì, se rientra nelle mie calorie, non se ne roba in più, non se ne roba in meno. Esempio, il cioccolato fondente, se voi avete magari durante la giornata 40 grammi di Leggo la frutta tua secca, domanda. ma anche Ok, più vai, pure, vai, vai, rispondi, rispondi.
Ma rispondi pure tu alla cosa che stavi dicendo, scusa, ti ho interrotto. Per quanto riguarda il cioccolato fondente e la frutta secca, ci sta ogni tanto, magari al posto di mangiarsi ogni giorno le noci, le noccioline, gli anacardi, gli arachidi, ci sta con la stessa grammatura anche andare a mangiare del cioccolato fondente, oppure fare, che ne so, se 30 grammi di frutta secca, fare 20 grammi di frutta secca e magari le restanti 10-10 grammi di cioccolato fondente, che diciamo che due cubetti di cioccolato comunque non dispiacciono a nessuno, quindi ci sta anche lì variare. Esatto. Altra cosa, ci darete anche le tabelle con i macronutrienti contenuti negli alimenti consigliati? In rete si trovano, ma sono diversi da sito a sito. Questo, infatti, anche per questo, ti ricordi che nel senso di te mettevamo esempio su alcune cose, pollo, ok? Cioè, per questo vi dico che non l'abbiamo fatto prima, perché ci va un lavoro dietro per fare in modo che, perché se io mi autogestisco, io e lui siamo in grado di farlo, nel senso che è il nostro lavoro, sarebbe un po' difficile il contrario. Però fare in modo che una persona lo faccia, poi su alcune cose devo essere veramente molto precisi, quindi abbiamo dovuto costruire degli strumenti che gli permettevano di farlo. Ti ricordi quando, ad esempio, mettevamo Il pollo, ad petto di esempio. pollo, mettevi petto di pollo, e che ne so, Sì, una marca. ad esempio io una volta ho usato 100 grammi di petto di pollo che aveva X proteine, X grassi, X carboidrati e Gabriele aveva usato la coscia di pollo, che a differenza del petto di pollo è molto più grassa, quindi lì i macronutrienti erano Oppure completamente ci è capitato proprio diversi. di mettere in realtà petto di pollo su un'applicazione che non era MyFitnessPal, che è la più accurata questa, però ci dava appunto esempio, lui magari 7 grammi di grassi per 100 grammi, a me dava 3. Lì va anche da, Cioè, ma, da, va anche da marca a marca, ad esempio esatto. l'AIA, il pollo che lo trovi nel 90% dei supermarket, ecco, a X calorie, e magari un'altra marca di pollo, che ne so, la Feliz o qualsiasi altra marca, dei macronutrienti diversi. Quindi lì bisogna sapersi autogestire e utilizzare ogni volta comunque gli stessi alimenti. Io in realtà adesso ti spiego una cosa, il discorso che abbiamo fatto a livello di, per essere sicuri che uno non debba dire cavolo, ho paura che questo pollo non abbia macronutrienti che mi dicono online, è proprio ragazzi c'è l'applicazione, cioè nel senso adesso non posso farla vedere perché ho soltanto il cellulare, tu non l'hai scaricata alla fine, vero? Sì, l'ho scaricato. Ah, l'hai Fatemi scaricata? scaricare. Ok, vabbè, allora poi nel senso, tanto queste cose qua le trovate poi nei video, però per farvi dovessi fare l'accesso col Facciamo tuo account, Facebook. esatto. Potete scannerizzare voi il codice QR con l'applicazione, quindi nel senso se io sto mangiando dei muesli di una determinata marca, non cerco su internet muesli, c'è proprio l'app apposta, quindi cosa fai? Entri nell'app, un pulsante, fai aggiungi alimento, scannerizza codice QR, fine, 3 secondi. Di conseguenza cosa devi fare? Non dici metto muesli generici, non dici metto, che cosa ne so, pollo generico, che magari può essere pollo di una marca, pollo di un'altra, pollo di un'altra. Hai il QR code, scannerizzi proprio il tuo pollo che stai usando in quel momento, e boh. Io ti dico oggi che tra l'altro ero da Italy, come ti dicevo, e addirittura oggi, nel senso, ho proprio inserito spaghetti e pomodoro Italy, ed è uscito. Quindi se non hai il codice QR, puoi cercare semplicemente il tuo alimento con la tua marca, e lì è perfetto, cioè preciso, quindi nel senso il problema non c'è questa cosa qua Adriano, perché è preciso. Adriano. Nel giorno del pasto libero, se si esagera, può pregiudicare il buon risultato nel breve periodo. Allora, dipende, Adriano, cosa intendi per pasto libero. Nel senso che se tu mi stai intendendo un pasto libero, allora, tra l'altro, esatto, appunto interessante, che piacerà a tanti, Domanda seria questa, però. esatto. Però appunto interessante è che in realtà se guardate bene poi il video che riceverete con il cambio di alimentazione, hai già detto il nome dell'app, lo farei successivamente, Sergio. Sergio, puoi intanto iniziare a scaricare MyFitnessPal, ma tanto nel senso l'utilizzo cioè, non utilizzarla adesso perché semplicemente non ti serve, ok? Perché nel senso per questo primo mese devi seguire quello che ti è appena stato dato, quindi adesso questo primo mese qua non fare robe diverse, segui questo. Seguilo bene, hai tante variazioni già, quindi fai questo per questo primo mese. Dal prossimo mese ti spiegheremo come fare in maniera diversa, ma questo primo mese è importante che tu segua questo. L'applicazione, il nome esattamente l'ho già detto, si chiama MyFitnessPal, puoi scaricarla già adesso se vuoi, ma non utilizzarla perché adesso non serve, perché ti dobbiamo spiegare noi come utilizzarla con quel video lì che abbiamo già fatto. Per quanto riguarda lo sgarro, è una domanda interessante e dicevo che sarete contenti molti di voi, perché? Perché in realtà in quel video là vi spiegherò esattamente come andare a far rientrare, se volete, quello che è un vostro sgarro e fare in modo che non diventi uno sgarro. Ok? Cosa vuol dire?
se io so che a cena mangerò pizza preview se vado a dire perché è sabato, ok? Semplicemente quello che andrò a fare è magari inserire prima che mangerò questo alimento, ok? Che magari mangerò poi determinate cose e cercare di farlo rientrare semplicemente nei miei macronutrienti. È una cosa fondamentale? No. Se uno fa un pasto libero, io personalmente vi dico, ho sempre tracciato il mio pasto libero? No, non l'ho sempre tracciato. Nel senso, faccio il pasto libero, mi faccio il pasto libero. Però è importante considerare una cosa, in realtà, che c'è pasto libero, e ci sono fasi dove si può fare un pasto libero in una determinata maniera e fasi dove è meglio non farlo. Nel senso che se il pasto libero diventa una giornata libera, ok, e tu settimanalmente sei a 2200 calorie, sei in deficit settimanale di 3000 calorie, e tu però il sabato mangi 4000 calorie, non puoi perdere peso perché tu il sabato recuperi tutte le calorie che dovevi perdere in settimana. Sì, ma è capace che 2 o 3 giorni te li sei andati a seccare con un giorno di Esatto. sgarro. Quindi, cosa vuol dire questo? Il pasto libero ci sta benissimo, assolutamente sì. Vi insegnerò come far rientrare un pasto libero e fare in modo che non diventi più uno sgarro, quindi sarete ancora più sereni. Questo assolutamente sì. Non per forza bisogna tracciarlo. L'importante è che il pasto libero diventi una giornata buttata all'aria, ok? Dall'altro lato, però, una cosa importante da andare a considerare è che ci sono fasi e fasi, nel senso che se ragazzi siete in una fase dove dovete, cioè se uno è al primo mese, ok, deve perdere massa grassa, si rende conto che effettivamente dovrebbe metterci un po' di disciplina su quello che è andare a fare dei pasti liberi proprio di che diventino delle giornate, francamente no, non è l'ideale, semplicemente perché ci sono fasi e fasi. Conta che nel momento in cui tu raggiungi sempre di più una migliore condizione fisica, riesci a avere, hai più massa muscolare, hai una percentuale di massa grassa più bassa, il tuo corpo tollera più macronutrienti e le calorie in maniera migliore, tu nel tempo potrai andare a mangiare di più senza ingrassare, che quello dovrebbe essere l'obiettivo. Però ci sono fasi e fasi, se sei in una fase di perdita di massa grassa, andare veramente a far diventare un pasto libero da una giornata libera, francamente no, nel senso che ci sono fasi e fasi, non vuol dire che non lo potrei mai fare, perché abbiamo parlato tutta la diretta di sostenibilità, ok? Vuol dire semplicemente che ci sono fasi dove è più, diciamo, dove è più consentito, ok? Dove non è assolutamente un problema, fasi dove invece uno può andare a evitare, perché non lo fai per un mese, magari non lo fai per due, e poi il terzo mese lo puoi fare, ma non che non fai pasti liberi per 3 mesi. Ma che non ha senso che tu faccia un giorno totalmente libero, cioè quello assolutamente sì, ok? Nel senso che credo che veramente uno cerchi di fare le cose per fare in modo che le persone possano adattare e raggiungere i loro obiettivi nella maniera più semplice possibile, con le strategie veramente migliori possibili, che a parità di proprio strategia e applicazione della strategia hanno una disproporzione in termini di risultati. A livello di sostenibilità, ok, però da un lato, ragazzi, la disciplina in qualche lato uno la deve mettere, cioè, nel senso che se non voglio mettere la disciplina nel mangiare petto di pollo, riso, broccoli e olio tutti i giorni, ok, allora dovrò mettere la disciplina nell'usare magari un'applicazione, cazzo, 30 secondi a pasto e tracciare i macronutrienti, che sono già stati consegnati, cioè il piano è ovviamente personalizzato, i Certo. macronutrienti, la strategia è tutto personalizzato. Uno è semplicemente in realtà tracciare quello che mangia in un pasto, che è a scelta della persona, e poi vabbè, ovviamente nel video è indicato come fare, non è che mangia e fai così e basta che li segui, è ovviamente dettagliatissimo e semplice. Però uno, ragazzi, da qualche parte la disciplina deve metterlo, cioè nel senso non è che i risultati arrivano, Flessibilità fino a un cioè, certo punto. esatto, cioè, nel senso anche perché mangiare sano, fare l'alimentazione, cioè io non posso sentire cose del tipo, ma io non posso rinunciare a bere tutti i giorni, non posso rinunciare a, che ne so, cioè, nel senso, qui si parla dell'alcol, ragazzi, cioè, nel senso, l'alcol tra l'altro è un macronutriente a parte, esempio, in realtà i macronutrienti non sono tre, sono quattro se consideriamo anche l'alcol, cioè proprio una roba a parte, cioè nel senso che le proteine e i carboidrati hanno 4 kcal, i grassi ne hanno 9 e l'alcol ne ha 7, ok? Nel senso, è proprio è un macronutriente a parte. E direi che anche nel concetto di dieta flessibile, ricordiamoci che c'è l'80% di alimentazione sana, che non vuol dire bere alcol tutti i giorni, non vuol dire sfondarsi di merda tutti i giorni, basta che diventi macronutrienti, perché lì allora stiamo veramente sfasando il tutto e non stiamo comprendendo cosa vuol dire dieta flessibile. Cioè, vedete veramente dei video su YouTube,
di gente che parla di dieta flessibile, ma non ha capito il concetto. Cioè, non vuol dire mangiare male, mangiare al Mac tutti i giorni, basta che tanto questa cosa qua rientra nei macro. No, quello è mangiare male, rientra nei macro, non è sano. Ok, ci deve essere un 80% più di alimentazione sana e un 20% di alimentazione più libera. E la cosa figa è che non ti peserà più uno sgarro, non ti peserà più vedere che apri la dispensa, hai finito il riso, avevi il riso a pranzo e potrai tranquillamente scegliere tra mille altre fonti di carboidrati. Se tu dovessi avere zero fonti di carboidrati a pranzo, invece di dire oggi a pranzo non ho i carboidrati, come cavolo faccio? No problem, segni che a pranzo non li mangiati. Vai a ricalcolare la sera, cambi la sera, ti assicuri che i macronutrienti ti sono a posto e in un minuto hai raggiunto il tuo obiettivo giornaliero. Sei in giro, sei a lavoro, dimentichi lo spuntino, non ce l'hai, ti sono finite le proteine, ti arrivano tra 3 giorni, le cambi con un altro alimento. Ti sei stufato di mangiare tutti i giorni a colazione i pancake, trovi un'altra alternativa come fonte di carboidrati, proteine e grassi. Questa è la flessibilità, ma con Cioè, cibo sano. alternative sane, ce n'è veramente Alternative. tante. Ce n'è veramente Esatto. tante. E altra cosa bella in realtà è che, nel senso è poco anche forse capita, è che l'obiettivo da coach, poi con questa cosa qua, ragazzi, nel mente se avete altre domande, poi in realtà concludiamo. L'obiettivo da coach, il mio obiettivo non è tenere un cliente per 30 anni, poi se sta con me, ben venga, ma l'obiettivo è dare una consapevolezza alle persone, ok? Cioè, nel senso che io in primis mi facevo seguire. Magari mi farò seguire in altri periodi della mia vita. Andrea si faceva seguire, anche lui adesso non si segue più, non si fa più seguire. Però abbiamo, ovviamente, beh, tolto che questo è il nostro lavoro, ma ci sono tante altre persone che si sono fatte seguire e poi gli è rimasta una consapevolezza della cosa. Cosa vuol dire? Che se uno vi dà un piano alimentare e basta, il problema di base è che se uno vi toglie col piano alimentare non vi resta nulla. Cioè, ho il piano, lo seguo, non ho più il piano, che cazzo faccio? Non so come fare, ok? Ovviamente se uno non sa la strategia, quello è il nostro lavoro, ovviamente è il nostro compito, non è che può inventarselo. Però dall'altro lato, se una persona comprende come effettivamente quello che c'è dietro la strategia, dopo magari un anno di lavoro con me, questa persona ha capito come, tra virgolette, un po' autogestirsi, come capire meglio il suo corpo, come ascoltarsi di più. E se non c'è un piano, se non ha dei cibi in casa, se non ha determinate magari alternative, se a pranzo per lavoro, se in giro con una cena con una ragazza, quello che è, invece di dire ormai oggi non ho seguito la dieta, non so come fare, ha una consapevolezza totalmente diversa e riesce a essere effettivamente più flessibile, ok? Riesce semplicemente a autogestirsi, ad avere una consapevolezza migliore. Sì, quello che dice Gabri comunque, Non è in così. poche parole, che lui in primis, ma anch'io voglio che voi iniziate a formarvi, proprio nel senso che prendiate sicurezza per quanto riguarda queste cose. È ovvio che è una cosa che non si va in pochi mesi, magari ci vanno anche anni, però pian piano comunque si fa. Scritto Assolutamente sì. Come Enrico. possiamo gestire gli attacchi di fame? Allora, per quanto riguarda gli attacchi di fame, nel senso anche lì bisogna vedere, poi Enrico, tra l'altro, te non hai delle calorie molto molto basse, ok? Per quanto riguarda questo discorso qua, in realtà si possono mangiare preferibilmente cibi che hanno un grande volume, ok? Per esempio prima dei pasti, come può essere la verdura, ok? Questo vi aiuta a fare cosa? A riempirvi prima a livello di stomaco. Altra cosa, preferire cibi che hanno appunto un volume più grande. Esempio, se io vado a mangiare, io esempio, quando ho delle calorie più basse, non vado a mangiarmi magari la pasta integrale. Ovviamente capita, ok, però non vado a mangiare magari la pasta come fonte di carboidrati, se ho pochi carbo, perché mettermi francamente nel piatto 50 grammi di pasta È è triste. un po' triste. È triste, l'abbiamo fatto tutti e due, è triste. Mangiare invece 50 grammi di gallette è tutto un altro volume, è tutta un'altra sazietà, ok? Altra cosa, magari mangiare della verdura, tipo mangiare degli spinaci, ok? Cotti, molto più piccoli come 100 grammi, mangiare 100 grammi di insalata con una densità molto più alta, quindi in realtà preferire tutto quel cibo che dà volume, ok? Che dà volume, che dà sazietà. Quello sicuramente è una cosa molto molto utile. Altra cosa in realtà che può essere utile è se proprio dei particolari attacchi di fame durante la giornata, puoi semplicemente sorseggiare bene degli aminoacidi, quelli ti aiutano a togliere il senso di fame, provala, è una cosa che assolutamente è utile. Classici aminoacidi essenziali nell'acqua, sciolti, li puoi trovare in polvere senza nessun problema. Quindi prettamente in realtà questi due tipi di strategie sono molto molto utili per andare a farti sentire semplicemente anche solo più sazio dopo un pasto.
Quindi ragazzi, se non avete ulteriori domande, aspettiamo ancora 2 minuti, se non avete ulteriori domande, vi ricordo semplicemente per chi non fosse, soprattutto a quest'ora, quello può essere tranquillamente, magari riservati anche una magari fonte Grassi, ad di grassi, esempio, la frutta esatto, secca. sì. Grassi magari anche per quanto riguarda in realtà i carboidrati, nel senso che i carboidrati ti aiutano anche a prendere sonno. Perché stimolano appunto degli ormoni che sono quelli del rilassamento. Classico esempio eccessivo: mangi dalla nonna, ti viene voglia di coricarti. Perché? Perché mangi tantissimi carboidrati, ti viene l'appisolamento, ok? Quindi in termini molto molto semplici, in realtà puoi riservarti una fonte di carboidrati o grassi, vedi tu tra le due cosa ti trovi meglio, magari per semplicemente la sera, in modo tale che tu possa, cioè che tu sai già, cavolo, quel momento lì della giornata ho più fame. Mi ritaglio una fetta di. Io esempio sto facendo così adesso, nel senso io poi ho il mio ultimo spuntino, no, non ne faccio due durante la giornata, ne faccio uno nel pomeriggio, mi faccio colazione, pranzo, spuntino, cena, mi ritaglio un piccolo spuntino proteico e con una fonte di grassi prima di andare a dormire. E questo sicuramente ti aiuta, quindi conoscerti un attimo e andare a gestire queste cose qua prima. Tra l'altro, ragazzi, per chi invece non fosse ancora entrato in Summer Body e non è il nostro cliente a livello di servizi di coaching, ok? Vi ricordo che mancano 6 giorni per entrare in Summer Body, che non è un percorso di coaching, ma è un videocorso, ok? Quindi viene insegnato esattamente dal punto di vista alimentare e allenamento come andare a perdere massa grassa senza perdere massa muscolare. Figurati, Henry. Senza perdere massa muscolare in 12 settimane attraverso l'approccio che abbiamo utilizzato è multifrequenza e digiuno intermittente. E altra cosa, all'interno è inserito date le circostanze il programma Body Weight Program, ok? Quindi potete tranquillamente allenarvi a casa. Programma eccezionale, veramente vi costruite una grande consapevolezza perché capite veramente bene le strategie e come autogestirvi. Quindi veramente vedo che le persone che passano da Summer Body al coaching hanno una consapevolezza diversa, perché semplicemente hanno capito anche delle strategie dietro, cioè veramente dicono ok, questo lo faccio così, quello me l'hai messo lì così, questo lo faccio così, perché sanno cosa c'è dietro, quindi quello è molto molto figo, mi piace un sacco, perché mi piace solo dare e non spiegare, mi piace dare una cosa e grazie Stefano, mi piace dare una cosa e semplicemente anche dare le motivazioni, non mi piace chi ti dice mangia questo perché affanculo, perché ci devi mangiare questo perché tu fidati di me. Il cavolo, se mi dai una cosa potrò sapere perché lo faccio. Quindi magari a volte mi piace anche magari audio un pochino lunghi, non tanto riceverli, per spiegare alcune cose, perché ovviamente la persona se si ritrova a mangiare X cose o fare un certo tipo di allenamento, Ciao penso, Abda. ciao Abda, potrò sapere perché lo sto facendo, assolutamente sì. Quindi ragazzi vi ricordo Summer Body, meno 6 giorni, e invece per quanto riguarda le richieste di coaching potete andare sul profilo Instagram, relive-basso, studio-basso, c'è il link in bio con le varie informazioni, oppure potete andare sul mio profilo Instagram personale, Gabriele Vecchia-basso fitness, c'è sempre il link in bio per quanto riguarda tutte le varie informazioni. Quindi niente, spero che questa diretta sia stata utile per i nostri clienti, tenetevi pronti perché appunto mese prossimo o dal prossimo cambio programma ci sarà una novità fighissima e sarà sostenibile per quanto riguarda le vostre alimentazioni. Quindi sono entusiasta di mostrarvela perché già molti clienti la stanno utilizzando in realtà con diciamo quelli un pochino più a lungo termine che hanno voluto vedere come si trovavano, non farla cavia, ok? Ma vedere come si trovavano e tutti hanno detto fantastico, quindi sono contento di applicarla poi sulla maggior parte delle persone. Grazie a te, Sergio. Ciao a tutti, ragazzi. Buona serata. Buona serata.